Parla di me, che cavolo. Ma mi spieghi una cosa, io ho fatto un programma all'alba e mi alzavo alle 4, com'era la sveglia? 4 e mezza. Il trucco è appena sono la sveglia, non questi che mettono la sveglia alle 4 e 5, 4 e 10, 4 e... No, appena sono la sveglia devi fare questo movimento qua, posso farlo? Fai, certo. Da così, pronto, seduto. Via. E intanto ti riprendi da seduto, perché se rimani sdraiato è finito. È la fine. Però devo dire che alla fine mi manca. Perché... Anche andare lì alle 5 e alle 5 si cominciava, eh? Tu arrivavi lì e c'era Rosario che è sveglio dalle 3. Sì, che non dorme mai, quindi, certo. E quindi per lui è pomeriggio praticamente. Chiaro. E ti dà quell'energia che ti serve per cominciare, insomma, la giornata. Alle 8 del mattino. Senti, anch'io ho lavorato con il nostro amico Fiorello per un periodo, però di pomeriggio sera, ecco. Decisamente meglio. Decisamente meglio, naturalmente. Ma è... però difficile lavorare con lui, nel senso che lui è molto esigente. Come ha fatto poi, avete fatto a lavorare per 2 anni così a stretto contatto? Allora, lui è... difficile o no? Perché io non l'ho trovato, per me neanche per me è stato difficile, però per molti è stato difficile. Beh, comunque esigente. È un professionista a dei livelli così, che io ho detto... Grande showman italiano, vogliamo dire. Io sono forse europeo, sei secondo, anche europeo direi. Anche europeo, no, il più grande showman italiano. Sono io, caro. Jenny, posso dire con Jenny? C'è che da avere rispetto. C'è che da avere rispetto. Ma tu, scusa, tu non sei uno showman, tu sei una spalla. Non sei uno. Questa, allora, cambia. Proprio così che fai la spalla è anche bello. Cioè, è bello. Bisogna però che spalla? Ma che spalla? Ma cosa stai dicendo? Tu sei una lucevalgolo. Ignora. È normale così. Oggi è nervosa, oggi è più nervosa. Però posso approfittare per dire una cosa a Gene? Sì, certo. Allora, Gene, vi do le spalle. Sì, Gene, tu sei un mio rivale in amore a tua insaputa. Sì, caro. Non lo fa più il simpatico adesso. Hai smesso di ridere e scherzare. No, sono perché, curioso. Perché quella che adesso è mia moglie, a fine anni 90... lei faceva fuego, tu facevi altre cose. Adesso ricordo. E vi incontravate sempre alla macchinetta del caffè. E lei mi ha detto che lei era innamorata di te. Oh, non te ne sei mai accorto. Mai accorto. Che ti sei perso. E me la so sposata io. Ma è vero, non è uno. È vero. È vero. Come hai fatto a non accorgerti? Bellissima donna, tra l'altro. Come hai fatto a non accorgerti? Ti eri già rimbambito? No, lei mi ha detto che lui ci provò malamente, quindi lei gli passò. No, ma dai! Non diciamo queste cose perché era anche felicemente sposato. Era sposato, infatti non mi ha detto che era irreprensibile. Vero Gene? Allora, facciamo... Eri felicemente sposate. Guarda, qui c'è un flusso di denaro, di terzi, verso un nuovo wedding planner. No! Allora facciamo riprendere Gene da questo shock e rivediamo insieme alcuni momenti esilaranti di Viva Radio 2 con Fabrizio, Viva Rai 2 con Fabrizio Biggio e Fiore. Anche lui sbaglia sempre, quindi. Bene, allora siamo a posto, andiamo. Cosa, man? Il bagno dov'è, Batman? Scusi, il bagno. Vicino. Ma tu? Okay. Non ti sei vestito da Alice? Ma ti pare che mi hai vestito da Alice? E poi sei meraviglia. Ma io mi sono vestito da coniglietto. Vabbè, ma ero scherzetto. Ma come scherzetto? Chi sono io? Superman. Cosa? Ah, il super udito. Ho sentito. Aiuto. Io ogni volta che sento aiuto. Lei deve andare. Sì, tutto a posto, sì, la signora c'era, stava una signora con problemi di parcheggio. Tu sei Fiori! E tu sei Tofì! E insieme siamo i Ma Senza Sé! Michelangelo, che onore tanto essere qui con lei, veramente. Piacere, buon arrofi, piacere. Ciao, Biancanevo. Buongiorno, signore. Bei complimenti,
poi tutte queste cose alle 5 e mezzo del mattino succedevano, si registravano. Un po' mi commuove sempre vedere queste immagini, perché ho un ricordo proprio di una, come di una bella amicizia, cioè dell'amicizia, della, del, c'era un clima veramente irripetibile. E poi con lui ho trovato veramente una persona con cui, per rispondere alla tua domanda, se è stato difficile. No, perché ci siamo trovati come modo di divertirci, ci divertivamo veramente. Certo. E quindi da lì è stato tutto, tutto facile. E si volevate bene, si vedeva. Sì, sì. Rossella, ci vogliamo ancora bene.